Siamo con Enzo Iacchetti, Radio Galileo e Tele Galileo, è un piacere averla ai nostri microfoni. Innanzitutto, perché questo titolo? Chiedo scusa al signor Gabber. Di cosa chiedere scusa? Se tu quando vedrai lo spettacolo mi capirai. Chiediamo scusa perché abbiamo rovinato tutte le sue canzoni di quando era una star della televisione. Però per renderle più appetibili, anche per farle conoscere ai giovani, abbiamo cambiato gli arrangiamenti, abbiamo fatto contaminazioni di musiche attuali dentro nelle canzoni. Di tutto ciò ho chiesto per forza scusa. Se non fosse stato un mio caro amico, anche non avrei fatto un lavoro così, ma ho scelto i musicisti migliori per fare un lavoro di grande perizia. Quindi musicalmente è ineccepibile, il disco sta vendendo tantissimo nei live, la gente è contentissima. Diceva contaminazione, che ci saranno anche altri brani oppure sono gli arrangiamenti ispirati, leggevo anche a Zucchero, Giovanotti? Sono le canzoni di Gaber come Barbera e Champagne, che quando dice per colpa dell'amor, papà, invece lui dice per colpa di chi. Quindi devi avere un po' più di medley, diciamo. E poi rientra nella canzone normale. Senta, questo disco è uscito nel 2009, una tournée che sta conquistando l'Italia, questa è la prima tappa romana. Come mai proprio questo teatro che insomma, ha meno posti rispetto magari ad altri in cui ha suonato e cantato? Io adoro i teatri off, intanto per spirito di contraddizione. E poi perché i teatri off danno la possibilità ai giovani di esprimersi. Molti come me dovrebbero fare spettacoli in questi posti, anche senza guadagnarci. Io non guadagno una lira qua dentro, pago i musicisti che vengono a un prezzo inferiore al solito. Però la mia gioia è quella di vedere quei due signori che sono i proprietari dire caspita, c'è stato uno spettacolo di livello anche nel nostro teatro e forse riusciamo a tirare avanti ancora un po'. E questo vale per tutti i teatri piccoli, ci dovrebbero essere gente come me, dovrebbe smetterla di coltivare solo il proprio orto e i propri soldini nel proprio giardino, tanto si può vivere bene lo stesso. E dovrebbero invece di tentare di riempire i palazzetti, provare anche a dare una mano a questa gente che lotta dalla mattina alla sera per farsi mandare la corrente elettrica o l'elettricità o l'acqua. Anche perché poi è anche uno sforzo fisico maggiore, insomma, conto fare una serata in un palazzetto, conto farne più di 20 tutte le sere. Tutte le sere, sì, io spero di resistere, ma... Io quando sono qua sopra sto molto bene, quindi non ho paura. Siamo felici perché poi abbiamo fatto un impianto luci molto bello e anche per i clienti di questo teatro sarà una bella sorpresa. So che lei tornerà in questo teatro anche nei primi di marzo con un spettacolo tutto nuovo in cui lei però è soltanto regista. Sì, un copione mi è arrivato strano, molto strano, una black comedy che si intitola Come Erika e Omar, è tutto uno show. Uno già viene scioccato dal titolo. Anche dal titolo. In realtà non è altro che la grande satira contro la televisione che spettacolarizza ogni volta che succede un dramma, spettacolarizza il dolore nelle nostre case per ore e ore e ore di palinsesto, dal caso Cogne al garage, vi ricordate la foto del garage di Misseri? Si va a spulciare proprio fino all'osso. A Sollecito, a Meredith, a gente che poi diventa delle star, psicologi, sociologi che si fanno i soldi in TV dicendo è stato lui, non è stato lui, e purtroppo la nostra televisione in questo senso è
diventa uno schifo. Televisione che è cambiata dal 1990, quando lei ha iniziato, peggiorata tantissimo con le canzoni bonsai. Forse avrebbero ancora trovato posto in un meccanismo televisivo come questo? Forse sì, uno spaziettino l'avrebbero trovato, ma conta ancora di più essere un po' volgarotti. Il mio stampo è surreale, un po' la Monty Python, insomma. Io ho dei riferimenti, ho fatto più fatica ad arrivare usando i miei riferimenti, però sono contento così. Senta, tanti anni di Striscia, dal 1994, teatro, però poco cinema forse, rispetto magari a quello che poteva fare un attore come lei. Mi dispiace per il cinema. E a noi ci dispiace di non essere andati al cinema a vederla. Ho fatto pochissime cose al cinema perché ho chiesto poco. In realtà mi sono annoiato molto facendo il cinema come attore, perché per dire una frase stai lì un giorno. In teatro monti 40 pagine di commenti in un giorno. E quindi invece penso che il regista nel cinema gode di più. Fare il regista di un film vuol dire che hai tutto in testa, sai già cosa deve capitare, quando capita uguale a come l'hai pensato dici cazzo ce l'ho fatta, allora andiamo avanti. Ecco, se dovessi andare nel cinema preferirei fare il regista. Quindi alle soglie dei 35 anni di carriera il giovane Iacchetti magari lo vedremo come regista? Il progetto c'è ed è molto bello, non posso dirti null'altro. Allora, può chiuderci con una cosa che mi ha colpito molto. Perché uno dovrebbe scrivere una canzone breve, se lo ricorda? Per non disturbare. Ci sono delle canzoni belle che dopo 10 secondi si ripetono per 5 minuti e rompono le scatole. Tanto vale fare i primi 10 secondi e basta. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Ciao.